da 1 a 10 quanto bisogna essere dei geni dell'informatica e non solo per creare una photo gallery come questa con tanto di slideshow e personalizzazione della navigazione delle immagini? La risposta è da 1 a 10 0. Perché? Perché possiamo fare questa gallery in maniera semplicissima in pochissimi click utilizzando una simpatica funzione presente in Bridge. Tutto quello che dobbiamo fare è aprire Bridge, selezionare la cartella dove ci sono le nostre immagini che vogliamo riprodurre sotto forma di galleria web, andare su questo simpatico pulsantino che ci porta alla dicitura output su web o PDF e immediatamente la schermata ci si apre con questa colonna di destra con due opzioni principali. La prima è PDF, la seconda è galleria web. Scegliendo galleria web creiamo esattamente quello che abbiamo visto prima dal punto di vista del risultato finale, assolutamente personalizzabile con diversi modelli, per cui diario con provini, galleria flash di Lightroom, colonna di provini a sinistra, eccetera eccetera eccetera. Personalizziamo ulteriormente la nostra gallery che può essere inserita tanto su un sito web, tanto su un CD-ROM, tanto su un DVD, perché no, inserendo tutti i nostri dati del tipo titolo galleria, la didascalia, le informazioni su questa galleria e tutto ciò che riguarda il copyright. Abbiamo poi la possibilità di cambiare lo sfondo principale della nostra galleria, tutti i colori relativi al testo, all'evidenziazione e via dicendo, per cui possiamo fare una cosa di questo genere, personalizzare anche tutto ciò che riguarda la dimensione delle nostre miniature piuttosto che la dimensione dell'anteprima e la durata della proiezione in secondi, oltre naturalmente all'effetto di transizione tra un'immagine e l'altra. Ultimo dettaglio che vi consiglio di esplorare è il fatto di poter esportare su disco la nostra galleria oppure di caricarla sul web direttamente, sul vostro sito web direttamente, inserendo tutti i dati del tipo server FTP, nome utente, password e cartella di riferimento. Ovviamente ogni passaggio è controllabile, per cui possiamo in ogni momento aggiornare l'anteprima sia all'interno di Bridge che all'interno di una finestra del nostro browser preferito, in modo tale da realizzare come questa cosa sta funzionando, come stiamo realizzando passo passo la nostra galleria multimediale, in modo tale da avere sotto controllo ogni singolo dettaglio della nostra gallery. Come vedete, in pochissimi passaggi, forse in meno di 2 minuti, abbiamo realizzato la nostra nuova photo gallery.